Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mirta, le regioni del sud, in particolar modo la Sicilia, non sono un esempio di accoglienza per gli imprenditori né per permettere gli investimenti. La Sicilia è tutta politica, è tutta referenza, è tutta votata all'aumento dello stipendio dei parlamentari siciliani, no, che giustificano le parole di Micichè, me le ricorderò per tutta la mia vita, che trovo indegne di un essere umano, no? E se i siciliani continuano a votare questa gente qua, non è che poi si possono lamentare che la loro regione è in queste difficoltà. Io Pasquale dico una cosa col cuore in mano. Pasquale, proprio perché è anche un ragazzo, se ho capito bene, con qualche difficoltà, giusto, no? La moglie, la moglie. Vieni al nord che ci sono tantissime opportunità di lavoro. Pasquale, lo so, è un sacrificio, è una fatica. Ma credimi, trovare 1.500, 1.600, poi se fai gli straordinari in 1.800, anche 2.000 euro al mese, ce la fai Pasquale, lascia perdere per un attimo la tua terra, io capisco il tuo dolore, la tua sofferenza, perché tu dici vorrei trovare lavoro a casa mia, ma il lavoro a casa tua per tantissime ragioni anche storiche non arriva Pasquale, e sei costretto a lavorare in nero. Cioè, comincia a venire al nord che ci sono un sacco di opportunità al nord. E poi dopo successivamente follia, ti metti lì e faccio difficoltà. Aspetta, fammi finire di parlare De Magistris, fammi finire di parlare. È maggiore pazienza, caro. Sai a sentirti, bravino. Io insisto Pasquale, io ti rivolgo un appello, vieni al nord. Vieni qui, non devi starci tutta la tua vita, ci saranno altre opportunità, altre situazioni. Ma adesso questo governo il reddito lo sta combattendo, perché c'è molta gente che a differenza tua con 1.000 euro non ci manteneva la famiglia, Brambilla, ci campava però ti la grande e si andava Brambilla. E questo è uno scandalo, capisci? Ieri ho fatto il collegamento da Milano con i percettori di reddito, esatto, che non trovavo lavoro. No, non è soltanto la Sicilia, per carità, problemi in mani. Ascolta ma... Mirta, io facciamo, Mirta ascolta. Io i percettori di reddito da Milano che non trovano lavoro, allora, posso dirtelo fuori dai denti, non ci credo. La prossima volta invitami che li porto io a cercare il lavoro. Che cosa ti devo dire? Ci sono tutti i negozi con fuori il cartello cercasi personale, ci sono i supermercati che assumono, addirittura il mio sindaco ha dovuto mandare un appello, servono 50 persone per la nettezza urbana e quelli non trovano posto di lavoro. Dai Mirta, parliamoci fuori dei denti, ci sono i giri furbi. Allora deve parlare.